Per cui è considerato normale che da noi che il Presidente del Consiglio controlli tre televisioni, controlli un certo numero di giornali o direttamente o tramite i suoi familiari, o tutta una famiglia numerosa, e quindi ha molti giornali, in quanto Presidente del Consiglio controlli la televisione pubblica, in quanto Presidente del Consiglio telefoni per dare ordini all'autority che dovrebbe essere indipendente, che dovrebbe sorvegliare lui come soggetto politico e come editore di giornali e di televisioni, e che invece naturalmente è alla carte a ogni sua telefonata. Questo è uno scoop, più importante scoop che ha fatto il Fatto Quotidiano nei suoi primi sei mesi di vita, l'inchiesta di Trani sulle telefonate fra il Presidente del Consiglio, il suo direttore del TG1 ad personam Zolini e il commissario dell'autorità per le comunicazioni Innocenzi, che prima di essere commissario delle comunicazioni era un dipendente di Berlusconi come dirigente di Fininvest, e quindi poi è diventato sottosegretario alle comunicazioni nel governo Berlusconi. Adesso fa il vigilante, cioè vigila che tutto vada bene. Le telefonate riguardavano naturalmente la chiusura di Anno Zero, che è una trasmissione che non sono ancora riusciti a chiudere perché va in onda in virtù di una sentenza del Tribunale di Roma, e quindi non si è ancora trovato uno scudo umano così servile da esporsi a una denuncia penale, cioè non si è ancora trovato uno che voglia andare in galera per chiudere Anno Zero, visto che chiudere Anno Zero sarebbe un reato, cioè un reato di mancato rispetto di una sentenza di un tribunale e di una corte d'appello. Tutto ciò è considerato normale, infatti non ha avuto nessuna conseguenza, tutti i protagonisti di queste storie sono ai loro rispettivi posti di combattimento. Si dirà, beh, ma insomma ci sono in fondo dei giornali che non appartengono a Berlusconi, sulla carta sarebbero anche la maggioranza. In realtà bisogna farci poi la tara su questo, perché per esempio il Corriere della Sera ha nella sua compagine azionaria Mediobanca, nella quale è partecipata la famiglia Berlusconi, e nel patto di sindacato di Mediobanca c'è la figlia di Berlusconi, la primogenita, che infatti viene intervistata periodicamente dal Corriere della Sera da giornalisti che a volte rischiano di scorticarsi le ginocchia proprio per l'aggressività con cui le si inginocchiano davanti. Poi ci sono giornali che non hanno nemmeno lo 0, qualcosa dal punto di vista azionario che attenga al Presidente del Consiglio, ma quelli, come giustamente ricordava Marco, giusto, quelli sono giornali che sono condizionati tramite la pubblicità. Tra le varie cosette, il Cavaliere ha anche la più grossa concessionaria pubblicitaria, e noi sappiamo che cosa vuol dire. Se cercate della pubblicità sul Fatto Quotidiano, unitevi di un microscopio elettronico, perché stiamo parlando di dimensioni veramente microscopiche. E io ho già avuto un'esperienza analoga alla Voce, quando Montanelli fondò un giornale, cioè il più grande giornalista d'Europa fondò un giornale, non arrivava la pubblicità, non perché il giornale facesse schifo, semplicemente perché era diretto da un signore che aveva avuto la spudoratezza, l'ardire di dire di no a Berlusconi quando Berlusconi gli aveva chiesto gentilmente di trasformare il giornale che aveva fondato in un organo di partito, cioè di trasformarlo in quella roba che è diventato negli ultimi 18 anni. Quindi tutti questi condizionamenti messi insieme già formano un discreto volume di fuoco e fanno sì che circa il 90% dei giornalisti italiani già sanno, quando si occupano di Berlusconi, che cosa devono fare per mantenere il posto di lavoro, per fare eventualmente carriera, oppure che cosa devono fare se vogliono perdere il posto di lavoro o stroncarsi la carriera. Dipende da loro, lo sanno benissimo ogni volta che scrivono che cosa gli capita. Per cui quando qualche ingenuo pensa che Berlusconi perda ancora del tempo ad alzare il telefono per chiedere scrivi questo, non scrivere quell'altro, non succede più. Succedeva un tempo, quando era ancora incerto il destino politico del Cavaliere. Gli italiani corrono sempre in soccorso del vincitore, ma fino a quando non si sapeva se lui era il vincitore o quanto sarebbe durata la sua vittoria, c'era ancora un qualche spazio di dubbio.
c'erano quelli che stavano lì in attesa. Adesso che si è capito, negli ultimi anni lo si è capito, che lui vinceva e vinceva anche per un certo periodo di tempo, le telefonate sono finite nei giornali, nessuno telefona più a nessuno per dire non scrivere questo, scrivi quell'altro, si sa benissimo quello che si deve scrivere o non si deve scrivere, tant'è che a un certo punto i giornali nei quali poteva scrivere chi voleva fare il giornalista in un certo modo, cioè non per conto terzi, né per conto della sinistra, né per conto della destra, né per conto del centro, ma semplicemente per conto dei propri lettori, erano diventati talmente pochi che ci siamo guardati insieme ad Antonio e a un po' di colleghi e abbiamo detto ma vediamo se si riesce a fare un nuovo giornale, perché molti, anche colleghi bravissimi che lavoravano in giornali sicuramente indipendenti, venivano sempre più spesso a raccontarci che le loro giornate non erano occupate tanto dal tempo necessario a trovare le notizie. Il problema era, una volta trovate le notizie, quanto tempo dovevi impiegare per convincere i tuoi capi a pubblicartele. Questo era diventato il passatempo più defatigante nella vita di un giornalista, e questo nei giornali italiani è il passatempo più defatigante, convincere i tuoi capi a pubblicarti una notizia, e non è che non te la vogliono pubblicare perché non c'è spazio, te la vogliono pubblicare magari perché non c'è spazio, in quel caso la pubblichi il giorno dopo, il problema è che ci sono notizie che non vanno bene in nessun giorno della settimana, in nessun mese dell'anno e in nessun anno del secolo, e sono quelle lì, sono le notizie che riguardano non solo il Presidente del Consiglio, ma anche alcuni suoi collaboratori che, se possibile, sono ancora più intoccabili di lui. Il Fatto Quotidiano ha esordito in edicola il 24 settembre del 2009 con un titolo: indagato Letta, Letta è più intoccabile di Berlusconi, perché rappresenta poteri ancora più antichi, ancora più millenari, per il loro passato e per il loro futuro, che nemmeno Berlusconi rappresenta. Quindi da un anno la notizia che Letta era indagato alla procura di Lago Negro per vari maneggi presunti sulle forniture e gli appalti per i centri di raccolta dei profughi immigrati dall'estero, appalti che andavano prevalentemente nella direzione della Compagnia delle Opere legata a Comunione e Liberazione, detta anche Comunione e Ristorazione per la sua penetrazione in ambito catering, un catering spirituale, ma è un catering importante, monopolistico. Bene, questa notizia girava da un anno nelle redazioni delle principali agenzie di stampa e dei principali quotidiani settimanali, ma non se ne trovava uno che volesse pubblicarla. Noi la sapevamo prima ancora di decidere di scrivere, di fondare Il Fatto. Abbiamo detto chissà se faremo in tempo a fondare Il Fatto e magari ce la brucia qualcuno, tranquilli, se Il Fatto fosse uscito l'anno prossimo sarebbe uno scoop intonso, perché Letta non si tocca, al massimo si leggono dei pezzi piccoli, vedete quei giornali che titolano spunta Letta, no? Perché il titolo... ci sono questi titoli spunta, no? Che uno dice come spunta, no? Uno dovrebbe scrivere Letta ha fatto questo, no? Spunta il nome di Letta, no? Come se spuntassero dei nomi come i funghi o come le cicorie, no? Spunta Letta e poi sparisce immediatamente, quindi dice ma non era spuntato, e sì ma è già sparito, era un'illusione ottica. Ci sono persone come lo stesso Bertolaso che godevano di una intoccabilità ancora più aurea e santificante di quella del Cavaliere. Quindi i santuari da non toccare sono parecchi in Italia, e da quando è uscito Il Fatto non solo quelli che hanno avuto la fortuna di venirci a lavorare, una volta trovata la notizia se la ritrovano in pagina il giorno dopo, ma abbiamo un sacco di colleghi che continuano ovviamente a lavorare nei loro rispettivi giornali, anche giornali molto importanti, che ci tempestano di telefonate e di mail per dire guarda, io ho trovato questa notizia, il pezzo l'ho già scritto, il mio giornale non me lo pubblica, se volete ve lo regalo. Quindi a volte noi ci prendiamo volentieri i complimenti per le notizie che pubblichiamo, ma in realtà non sono merito nostro.